chiamatemi l'esecutista degli incendi. Non c'è eccellenza. Il esecutista degli incendi dice l'orario, quando scoccano le 10 di sera caschi il mondo se ne va a casa. Peggio per gli incendi che scoppiano fuori orario. Va bene, allora chiamatemi il redattore specializzato nelle questioni riguardanti i pompieri. E Marlo? E allora chiamatemi l'addetto al reparto fiamme e fumo. Non c'è? Come non c'è? Non esiste? E allora chi c'è in redazione? C'è il cronista Montano! Vado a buon'ora, fatelo venire qui, presto. Subito! Comandi! Presto, presto, vado a fare il resoconto dell'incendio di Palazzo Fonella. Ma io sono il resocontista Montano! Non c'è, ma che tenga, non ho altri da mandare. Vado, vieni a prendere gli appunti, poi torni qui e stenda un diffuso resoconto. Ma non sapete da dove cominciate! Lo scriva quello che vede, insomma, non ha gli occhi per vedere? E allora faccia presto, prenda un taxi, vada! Vado! Ma l'invito! Che invito? L'invito per assistere all'incendio! Ma non ci vuole l'invito, benedetto Dio, vada! Vado! L'indomani sul giornale appare il seguente resoconto. L'avvenimento di stanotte a Palazzo Folena. Barbarinio di luci e di splendori, indimenticabile turbinio di nudità femminili. Ecco lo spettacolo che la vita mondana offre di quando in quando allo stanco monocolo del disincantato Tolicher. Ieri sera, nei sontuosi saloni di Palazzo Folena, si è svolto un grandioso, indimenticabile incendio a cui hanno partecipato tutti gli equilibri dello stabile. Notato fra gli altri il corpo dei pompieri over complete, qualche nome a caso: Pacchiarotti Ettore, Pellacchia Nando, Francesconi Pasquale, Paparella Venanzio detto Erpompa, Tisegni Giuseppe detto Bertone, Proietti Teopompo ed altri di cui ci sfugge il nome. La contessa Polena indossava uno splendido paio di scarpe da uomo e uno scendiletto le coppiva le forme sul toche. Il conte in corrette pantofole, bondetta e mutande a righe allacciate alla caviglia indossava una inappuntabile giacca del nipotino dodicenne. Ammiratissima la contessina in un delizioso pigiamino rosa e l'istitutrice inglese in camicia da notte. Notati anche il portiere di Palazzo Folena e famiglia, i portieri degli stabili vicini, nonché altri inquilini dei circostanti casamenti. Adesso chiediamo bene, se per ragioni di spazio non possiamo pubblicarne i nomi. Molti décolleté e moltissime pantofole! L'incendio si protrasse arrivatissimo fino alle prime luci dell'alba, ove qui i portieri e gli altri intervenuti presero commiato, portando seco il perituro, il ricordo del bello spettacolo che, ne siamo certi, la tradizionale cortesia dei Folena vorrà ripetere ancora per la gioia dei loro amici. Ma
cavallo di battaglia.